questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, o violino zigano. Sulle note di violino zigano va questa puntata con un ospite in studio molto gradito, il collega giornalista Dante Capaldi. Ciao Dante, grazie per aver accettato il mio invito. Dante Capaldi è un uomo che vive nel mondo del giornalismo da 50 anni, poco più, poco meno, forse poco più. Ha vissuto tanti anni anche nel mondo della scuola, ha pubblicato alcune opere molto interessanti, però nel campo sportivo e anche nel campo della informazione, della comunicazione, perché c'è un suo libro bellissimo che ho gradito moltissimo, per esempio la storia delle radio e delle televisioni in Abruzzo, che è stato un bel lavoro. Poi c'è stato un altro bel volume tuo sul che ha voluto ricordare un campione, Alfredo Vivio, campione di pugilato. Poi la tua storia, che proprio sui giornali di oggi, cioè, ci sono proprio sulla pagina del Messaggero, c'è una recensione sul tuo libro sulla storia dell'Aquila Calcio, dal 31 mi pare, no? Ai giorni nostri. Insomma, è un uomo che ha lavorato ad ampio raggio nel mondo della comunicazione, ma soprattutto della scuola, e siccome siamo in un momento in cui a scuola si sta lavorando molto, no? Si sta lavorando per gli scrutini, quelli dei quadrimestri, no? E mi pare che alcuni insegnanti che tu continui a frequentare, per motivi di lavoro, per amicizia, per frequentazioni varie, insomma, ti hanno parlato di un problema che comincia a renderci la vita un po' così, il bullismo nella scuola, perché sembrava che fossero queste espressioni di bullismo solo relative alle scuole americane, dove entrano le armi nelle scuole. Insomma, sono stati dei fatti di cronaca veramente che ci hanno, come si può dire, fatto male, no? Ci hanno fatto soffrire, perché vedere dei giovani che vanno a scuola invece di imparare vanno ad esprimere violenza, insomma, la cosa ci dà fastidio. Allora, colpa dei giovani o colpa della scuola? Insomma, questo bullismo, parliamo di bullismo. Intanto c'è l'amico Leo Di Blasio, al quale va tutto il mio ringraziamento personale, che ci arricchirà il tuo dire, Dante, con delle immagini. Intanto grazie Gianni di avermi nuovamente invitato alla tua trasmissione, questo Violino Zigano, che è un po' una trasmissione che ha un retroterra culturale di parecchi anni, e tema che abbiamo scelto è quello del bullismo, ma non solo il bullismo, ma anche tutte le altre problematiche che possono interessare il mondo della scuola in questo periodo particolare, in cui si sta nella fase delle verifiche del primo quadrimestre, sì. E nelle varie scuole di ogni ordine e grado si fa un po' il punto della situazione a livello di programmazione e soprattutto per fare il punto di tutta la situazione didattica delle valutazioni. Perdonami, ecco, però, sono delle valutazioni non solo sul piano della conoscenza, quindi, ma anche della condotta. Sì, infatti... Vogliamo parlarne, perché non tutti i genitori sanno quanto è importante il voto prima della condotta. Prima non incideva il esatto. Discorso del voto in condotta, il set in condotta, sì. Praticamente era superato dal fatto che se un giovane, un ragazzo, un alunno era brillante nelle varie discipline, in sostanza non se ne teneva conto. Oggi invece no, se praticamente fa media e addirittura va... Molti docenti e soprattutto nei consigli di classe o di istituto viene messa in evidenza questo aspetto negativo. E quindi, cioè, il voto in condotta potrebbe anche farti bocciare, esatto, pur essendo bravo. Secondo le circolari della ex ministro Gelmini, che apportò queste innovazioni, queste modifiche, può avverarsi, può accadere anche questo. Il discorso
Adesso io lo ricollego a una battuta che proprio questa mattina, andando a trovare alcuni insegnanti al circolo qui a Pescara, al nono, entrando in una terza elementare, il problema si stava discutendo proprio su questo fenomeno del bullismo, è una coincidenza. E un ragazzo di 8 anni, 9 anni, ecco, sosteneva simpaticamente questa tesi. Diceva, ecco, il problema del bullismo per me nasce dai genitori. Perché i genitori, un ragazzo che si vede che ama la lettura, che segue la comunicazione radio-televisiva, eccetera, avrà sentito anche parlarne a casa, perché i genitori sono diventati oggi i sindacalisti degli studenti. Ah. Ecco, e infatti alcuni, che vuoi dire, un altro compagno? Ecco, dico che tanti genitori preferiscono difendere i loro figli fino a dimostrare il contrario, e quindi mi ha così lasciato un po' interdetto, esterrefatto, perché la maturità di questo ragazzo ha dimostrato che effettivamente ha colto nel segno questo fatto di questo fenomeno del bullismo, questa iperprotezione dei genitori nei confronti di tanti alunni, che certo non si può mai generalizzare, però io dico che se si riuscisse a realizzare una collaborazione, no, tra, ecco, quello che manca oggi, perché la scuola è in crisi, perché è la famiglia che non collabora sempre in maniera attiva e dinamica con tutto quello che avviene nel mondo, nell'aula scolastica. Addirittura si va all'esagerazione. L'altro giorno sul Corriere della Sera, se hai letto, sono state pubblicate alcuni punti riguardanti, per esempio, denunce alla Procura della Repubblica di genitori nei confronti di insegnanti. In effetti, sì, l'insegnante non si sente manco più protetto, libero di agire, ecco, libertà, come dico io, libertà didattica, non dalla didattica, insomma, ma questa libertà didattica bisogna pure che l'insegnante la mantenga, e nell'ambito della autonomia, insieme a altri docenti con i quali coopera e collabora per il buon andamento di quella classe e di tutto l'istituto, è necessario che si tenga conto di questo aspetto. Tu hai un'esperienza che va a 360 gradi, perché tu hai fatto esperienza nelle scuole elementari, hai fatto esperienza nelle scuole medie, hai fatto esperienza nelle scuole superiori, sei stato anche dirigente scolastico, sei stato preside, insomma, voglio dire, e naturalmente hai visto tutto anche con l'ottica curiosa, tra virgolette, del giornalista che cerca di entrare nel problema. Hai parlato prima di questo rapporto genitori-famiglie-scuola. Una volta c'era una sorta di rispetto, no? Direi, il genitore quasi considerava la scuola dall'altro lato come qualcosa di notevolmente importante, e se la scuola richiamava il figlio probabilmente il genitore si sentiva in imbarazzo e portato a dover correggere certe situazioni. Oggi invece si assiste a certe situazioni in cui la scuola viene vista quasi come nemica, come un qualcosa che deve essere fatto per forza, e il genitore protegge il figlio contro la scuola, creando una sorta di piccolo mostro di questo ragazzo che, invece di accettare il richiamo della scuola, dice no, ma io lo dico a mio padre si rivolge a chi? No, non so. Che sta cambiando? È cambiato tutto dal momento che, come tu sai bene, sappiamo bene tutti, che il rapporto docente-discente si è totalmente ribaltato, perché mentre prima, in sostanza, come si diceva, la scuola era l'unica depositaria del sapere, oggi praticamente o l'insegnante ha una marcia, dico io, in più e interessa l'alunno o quella classe, altrimenti che succede? Che nascono azioni o forme di indisciplina o di si arriva al bullismo, si degenera, cioè, anche la mancanza di rispetto, mancanza di credibilità, anche forse di credibilità, perché praticamente o l'insegnante è veramente preparato, è all'altezza del compito e sa, ripeto, interessare i ragazzi, e acquista un carisma, io lo chiamo carisma, altrimenti è fuori da queste dinamiche, e quindi oggi, ripeto, la scuola di un tempo che era l'unica depositaria, oggi invece le fonti del sapere sono molteplici, e poi il computer, hai toccato un tema molto importante che mi pare che sia opportuno considerare, e spero tanto che il mio amico
il regista Leo Di Blasio ci possa trovare qualche immagine che ci aiuti a meglio spiegare questo rapporto tra la scuola e il computer, la scuola e il, non so come l'informatica. Si può dire, è l'informatica, la scuola è informatica. So che tu sei stato uno dei primi a considerare l'informatica a livello all'interno della scuola, no? Le lavagne di cui si parla tanto oggi. Io nonostante la mia età, un ragazzo... Noi 10 anni fa, scusa, sì. L'Istituto Tecnico Commerciale, dove ho stato fatto il preside, dirigente scolastico, 10 anni fa, queste le lavagne di cui tu parli, io già l'avevo inserito. Perciò ho detto, è stato un antesignato. E il computer, già dalla direzione didattica di Civitella Rovere, addirittura Tagliacozzo, negli anni 80. Quindi, diciamo, ecco, bisogna avere anche una visione e saper interessare chi... diciamo l'utenza. Ecco, ti dicevo, mio figlio, il più piccolo, Vincenzo, che sta al secondo anno all'Istituto Tecnico di Titacerbo, mi dice: sì, sono arrivate le lavagne, però non riusciamo a farle funzionare perché alcuni dei professori non sanno utilizzarle. Capita spesso l'assurdo che a livello di computer sono più preparati i ragazzi che non gli stessi docenti, e quindi si crea una sorta di imbarazzo. Ma questa presenza massiccia adesso dell'informatica, secondo te è una moda o è una necessità? E se è una necessità, come può essere utilizzata? Penso più una necessità, più che considerarla una moda. Sono del parere che, ecco, tu hai detto all'inizio si parte con l'acquisto di queste lavagne. È chiaro che il capo d'istituto, il dirigente scolastico, deve fare, come feci io più di 10 anni fa, un corso di preparazione, un accordo con chi vende queste lavagne, e quindi fare in modo che possano venire a fare un corso, sia pure, io lo feci accelerato, di 5 lezioni, e in pratica tutti i docenti dell'istituto furono acculturati e quindi erano in grado di manovrare queste lavagne. Una volta, diciamo, acquisite queste abilità, in sostanza il problema che ponevi tu si viene a risolvere, perché i ragazzi vengono interessati nelle varie discipline, dall'inglese all'informatica, alle varie filosofie, scienze italiane, cioè in sostanza c'è anche un motivo di interesse e anche di crescita. E quindi la forma del bullismo o delle azioni, a livello di indisciplina, possono essere benissimo prevenute. Ma una domanda: come viene a cambiare adesso allora il metodo di insegnamento? Allora, io in linea di massima dico, con la mia piccola relativa esperienza, che le cose a scuola non si insegnano ma si apprendono. In che modo? Cioè è il ragazzo che dovrebbe fare tutto il lavoro di apprendimento attraverso lo strumento umano che è il professore, che è l'insegnante, no? Cioè se io professore metto lì in cattedra e ti dimostro quanto sono bravo perché ti parlo di certe cose che tu non conosci, ma io ti bla bla bla, sono bravissimo, ma tu non apprendi nulla perché non... Io non riesco ad entrare, insomma, nel tuo interesse. Allora mi chiedo, come stanno cambiando i rapporti fra docente e discente, insomma, fra insegnante e allievo? Sulla tua esperienza. I rapporti già da tempo sono cambiati, si sono trasformati. È stato possibile una simbiosi, cioè quella che una volta si chiamava l'autoctisi, cioè un collegamento tra docente e discente, tra il professore che insegna e l'alunno che apprende, e quindi tutte e due insieme sono alla ricerca di un miglioramento che può essere gestito e può essere utilizzato anche da altre persone, cioè dall'intera classe. Occorrono dei fattori di cui bisogna tener conto, perché se non si tengono conto di questi fattori, in sostanza si va in crisi. La famosa crisi della scuola, di cui Remer scrisse quel bellissimo libro che aveva un'introduzione, se ti ricordi,
che era di Margaret Mead, che diceva: mia nonna volle darmi una educazione e una istruzione, quindi decise di non mandarmi a scuola. Quindi, in sostanza, è un paradosso, è il paradosso per far capire, insomma, ecco, dove si può poi arrivare. E quando in effetti poi accadono fatti sconcertanti, tipo il discorso del bullismo, il discorso dell'indisciplina, il discorso che da parte dei ragazzi non c'è quella disponibilità ad apprendere, quel disturbare continuamente le azioni, e dall'altra parte i docenti che non sempre tollerano e quindi sono portati a prendere dei provvedimenti. Ieri un collega che viaggia tutti i giorni, va ad Amatrice, il professor Renzo Menga, mi diceva: ecco, oggi dobbiamo fare un consiglio con tutti i professori, stiamo facendo gli scrutini per esaminare il caso di un ragazzo che gli è stato combinato 2 giorni di sospensione perché avrebbe risposto in una certa maniera a un compagno. Cioè, lì bisogna essere abili, scaltri, intelligenti, flessibili, e capire che questi ragazzi, come diceva Piaget, il fanciullo, il ragazzo, il giovane cresce e cambia, e quindi se tu non ti adegui a questo cambiamento, a questa metamorfosi che quotidianamente avviene, sei out, dicono in inglese, sei fuori, cioè nel senso che tu vieni contestato, e quindi la scuola non è più viva, palpitante, creativa, ma diventa una scuola che, dicevano i nostri maestri, una scuola ripetitiva e una scuola imitativa, e non una scuola creativa. E non creativa, quindi è la creatività che viene a mancare. Domanda: adesso, per esempio, molti istituti stanno operando per le nuove iscrizioni, si promuovono quasi come se fossero dei beni di consumo, no? Tu vuoi vendere una macchina e fai la promozione per la macchina. Stanno degli istituti che promuovono il loro istituto: mandate i vostri figli presso le nostre scuole perché noi possiamo offrire palestre, possiamo offrire la piscina, cioè alcuni istituti, aule con computer e quant'altro. Ma la domanda che io adesso mi faccio è questa: per le iscrizioni, da quest'anno mi pare che si fanno attraverso internet. Online, sì. Online. Quante famiglie hanno internet? Quante famiglie sono in grado di usare internet? Non so se il mio regista ci può inventare qualche immagine di iscrizioni online nelle scuole, o se trova qualche immagine che ci può far anche capire qui questo rapporto con la... Anche qui, ex abrupto, così, all'improvviso, siamo passati da una fase di stasi a una fase super dinamica, nel senso che in Italia, purtroppo, in tutti i settori, dalla scuola in poi, non abbiamo quella che io chiamo l'equilibrio, cioè la via di mezzo, la saggia. Ma non solo nella scuola. Ho detto anche nelle altre categorie, nelle altre discipline, nelle altre strutture, cioè non abbiamo questa benedetta, questa vocazione per l'equilibrio. Che voglio dire? Che non si poteva e si doveva partire così, coinvolgendo tutti, perché, come hai detto giustamente, in sostanza non tutti hanno il computer, e quindi poi... E non tutti lo sanno usare. E lo sanno usare. Poi questo fatto di voler necessariamente mettere durante il mese di febbraio, quindi il 28 di questo mese, scadono i termini, in sostanza è un cappio al collo che si mette, nel senso che avrebbero dovuto, e quindi c'è stata all'inizio tutta una massa di genitori che è andata e ha intasato le linee, quindi invece avrebbero potuto mettere, facendo una specie di, ecco, quella che si dice, fare una scelta, una programmazione, in questo senso, di mettere per esempio dalla A alla C, dare 5 giorni, dalla D alla F e via, per gradi, e al tempo stesso consentire a tutti i genitori che non hanno il computer o non lo sanno manovrare, come dici tu, di andare nella scuola e così essere aiutati dal personale ATA, che è sempre disponibile nelle varie scuole ad accogliere. Per quanto riguarda l'altro discorso, è il POF, piano dell'offerta formativa, che all'inizio viene elaborato e ognuno praticamente cerca di guadagnare più alunni possibili. Si dice in gergo, tu una volta dicesti una battuta che adesso tutti quanti usano:
è il mercato bellezza. Cioè, in sostanza, se la mia scuola offre, dà delle garanzie migliori della tua o di un altro, io iscrivo mio figlio in quella scuola. Voglio leggere, voglio vedere, verificare il POF, cioè l'offerta, piano dell'offerta formativa, e vedo se ci sono le informatica, se ci sono studi che in pratica economia aziendale, per esempio l'Istituto Tecnico Commerciale, se c'è a livello liceo classico maggiore ore per l'italiano, per il greco e il latino, oppure se in sostanza lo scientifico viene potenziata ancora più la matematica, oppure parlavi di sport, offro la piscina, offro dei corsi di sci, offro dei corsi praticamente alternativi, è una qualità dei servizi migliore che in sostanza nell'ambito della competitività tra gli alunni. Ma qua c'è il problema che i ragazzi sono diminuiti, ci abbiamo avuto il fenomeno che tu non ne hai parlato, ma lo voglio così velocemente accennare, della denatalità. Noi negli ultimi anni abbiamo perso oltre 3 milioni di alunni e di questo il Ministero non ne ha tenuto conto. E che ha fatto? Ha fatto dei tagli accorpando un mucchio di ragazzi, e un dirigente scolastico, io dico, non può dirigere una scuola dove ci sono 1.500-200 alunni, studenti, è impossibile. Loro pensano, chi sta a Viale Trastevere, perché si affacciano al Viale Trastevere la mattina, e pensano che l'Italia sia bella così. Sì, da Bolzano a Catania sia uguale per tutta. Invece abbiamo delle realtà, è vero, che hanno utilizzato la legge sulla montagna, la 97-94, per far diventare istituti comprensivi anche le scuole non di montagna ma quelle al mare. Io ricordo che a Francavilla qui alcune scuole sono state considerate nel piano delle scuole di montagna, e quindi questo è un errore voler accorpare e standardizzare tutto. Domanda: c'è questo malessere nel mondo della scuola, i ragazzi non sono soddisfatti in generale delle scuole, anche il malessere degli insegnanti che sono mal pagati. Giornale di oggi, il concorsone, non trovano i commissari perché vengono pagati. A me ha fatto ridere, pensavo fosse un refuso, un errore, 50 centesimi sì. Per compito, sì. Cioè correggere un compito. L'Italia sta all'ultimo paese della Comunità Europea, ragazzi, dove praticamente si percepisce uno stipendio. Vi guardo in faccia, proprio, anzi mi rivolgo ai genitori, immaginate che un commissario d'esame per correggere un compito, e forse per correggere un compito e correggerlo bene ci vorrebbe più di un'ora, 50 centesimi. Una donna di servizio, una che pulisce il pavimento, prende 8 euro per un'ora di lavoro, quindi non c'è la possibilità. Allora a questo punto vi chiedo al giornalista impegnato nel mondo della scuola, quanto è gratificante fare il professore oggi, l'insegnante? Sì, poco gratificante, anche se ci sono tante persone che in pratica fanno domanda e fanno il concorso e si avviano. Perché hanno una passione particolare. Per una questione di passione, certo. Però in effetti, come dicevo prima, noi siamo all'ultimo posto nella graduatoria europea per quanto riguarda il compenso, e noi siamo fermi a 25-30 anni fa. In sostanza questo è anche un fatto umiliante e sì, non gratificante, perché i docenti dovrebbero essere tenuti in una grande considerazione. Adesso noi siamo sotto la fascia delle elezioni, eccetera, sì. Però dire, penso che non stoni, dire ai futuri governanti e futuro ministro della pubblica istruzione di tenere in debita considerazione questo fatto, perché in effetti i soldi per la scuola non si trovano mai, anzi fanno solo tagli e accorpamenti, e quindi questo fatto di ridurre in sostanza e non investire per la scuola, questo è un danno notevole. E qui io mi permetto, e chiudo, sì, di fare anche una critica, anche se io pure per tanti anni sono stato nel mondo del sindacalismo scolastico, anche negli ultimi tempi ho notato che tutti i sindacati hanno quasi accettato supinamente questa forma, diciamo, di tagli e questo ridimensionamento della scuola, senza sapere che la cultura di un popolo si misura alla cultura di base di questo popolo. Dante, credo di avere pochissimi minuti, però voglio farti una domanda e spero che tu mi possa rispondere. Eventualmente, intanto spero di averti in seguito ancora ospite di studio, perché sei una miniera di notizie e di informazioni. Per dare qualcosa di utile ai nostri ascoltatori, per dire come si fa
E quanto è importante scegliere il tipo di scuola per i ragazzi? Voglio dire, il ragazzo che ha finito la terza media deve prendere e deve andare alle superiori. Adesso deve decidere, no? Per l'iscrizione per il prossimo anno. Intanto io dico sempre che il ragazzo sì, va consigliato, conseguito, curato, eccetera. Gli si fa un suggerimento, però il ragazzo già sente dentro di sé che cosa quello vuole fare. Che praticamente vuole fare. Tu ricordi che io faccio sempre un riferimento al grande Martin Luther King, sì, che diceva: cercate ardentemente di capire a che cosa siete portati a fare nella vita e poi fatelo appassionatamente. E questo limpido sguardo in avanti verso la realizzazione di sé è la misura della vita umana. Questo è il ragazzo che a 14 anni, che oggi è molto più brillante e aperto e soprattutto svelto e sveglio rispetto al nostro periodo, sì, praticamente sa quale strada deve può intraprendere perché è conscio delle sue potenzialità, delle sue capacità. Una scuola che prepari e dia delle competenze per la vita futura e che non sia soltanto un'area di parcheggio. Certo, una scuola per la vita, una scuola che deve essere vita, perché la scuola è la struttura portante di una società seria che imposta il futuro suo e di tutti i suoi cittadini. Dante, io ti ascolterei per ore perché mi piace. Noi siamo amici da tanti anni, però io considero Dante non soltanto un amico ma anche un maestro, perché effettivamente con la sua cinquantennale esperienza nel mondo del giornalismo, nel mondo della cultura, è una fonte inesauribile di conoscenze ed è bello. Ti ringrazio di cuore per essere venuto. Voglio approfittare infine due secondi per ringraziare tutti coloro i quali qui a Pescara hanno aiutato la mia città. L'Aquila durante il terremoto, non solo con contributi ma soprattutto dando delle prove concrete di collegamento, e questo mi sembra che sia un grosso segnale a livello di solidarietà che fa onore all'Abruzzo. Grazie Dante, Dante si sta commuovendo perché Dante è un aquilano che vive a Pescara causa terremoto. È un terremotato, sta qui e naturalmente adesso sta imparando ad amare anche la nostra città Pescara, e credo che in un qualche modo lui possa considerare un pezzettino del suo cuore anche pescarese. Bene, ringraziamo Dante Capaldi per essere stato qui con noi e mi auguro fortemente che in seguito torni a dividere con me questa esperienza di una puntata di Violino Zigano. Ringrazio caldamente Leo Di Blasio, perché lavorando a braccio con me non è facile, perché io parlo senza canovaccio, senza scaletta, e lui mi deve seguire con le immagini e riesce a farlo perché è bravo ottimo, ottimo regista, complimenti, tutto il nostro rispetto. Quindi possiamo andare con la sigla, e ringraziando tutti e a risentirci alla prossima edizione di Violino Zigano. Questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, oh violino zigano.